Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Vi prego, datemi il permesso di andare sull'Himalaya. Nell'ininterrotta solitudine spero di raggiungere la comunione continua col divino. Un giorno rivolsi davvero queste ingrate parole al mio maestro. In preda ad una di quelle imprevedibili illusioni che talvolta colgono il devoto, sentivo in me una crescente insofferenza verso i doveri dell'ashram e gli studi universitari. Una debole attenuante era l'aver avanzato la mia proposta quando mi trovavo con Sri Yukteswar da soli 6 mesi. Non avevo ancora misurato appieno la sua imponente statura. Sull'Himalaya vivono numerosi montanari che, tuttavia, non hanno alcuna percezione di Dio. La risposta del mio guru giunse lentamente e con semplicità. È preferibile cercare la saggezza in un uomo di realizzazione piuttosto che in un'inerte montagna. Ignorando l'evidente allusione del maestro al fatto che egli stesso e non una montagna fosse la mia guida, ripetei la mia supplica. Sri Yukteswar non si degnò di rispondere. Io presi il suo silenzio come un consenso, un'interpretazione alquanto azzardata, ma prontamente accolta per convenienza. Nella mia casa di Calcutta, quella sera, mi affaccendai con i preparativi per il viaggio. Mentre avvolgevo poche cose in una coperta, mi si riaffacciò alla memoria un fagotto assai simile, calato furtivamente dalla finestra della mia soffitta qualche anno prima. Mi domandai se questa sarebbe stata un'altra fuga verso l'Himalaya, nata sotto una cattiva stella. La prima volta il mio entusiasmo spirituale era al culmine. Quella sera, invece, mi rimordeva la coscienza al pensiero di lasciare il mio guru. La mattina seguente andai a trovare il Pandit Behari, mio professore di sanscrito allo Scottish Church College. Signore, mi avete raccontato della vostra amicizia con un grande discepolo di Lahiri Mahasaya. Per favore, datemi il suo indirizzo. Intendi Ram Gopal Muzumdar. Io lo chiamo il santo che non dorme mai. È costantemente sveglio, in uno stato di coscienza estatico. La sua casa si trova a Rambaispur, vicino a Tarakeswar. Ringraziai il Pandit ed immediatamente partii in treno per Tarakeswar. Speravo di mettere a tacere le mie ansie, estorcendo al santo che non dormiva mai l'approvazione alla mia decisione di cimentarmi in una solitaria meditazione himalayana. L'amico di Behari, a quanto avevo udito, aveva ricevuto l'illuminazione dopo aver praticato per molti anni il Kriya Yoga in alcune grotte isolate. A Tarakeswar giunsi nei pressi di un famoso santuario. Gli Hindu nutrono per esso la stessa devozione con cui i cattolici venerano il santuario di Lourdes in Francia. A Tarakeswar si sono verificate innumerevoli guarigioni miracolose, compresa quella di un mio familiare. Rimasi seduta lì nel tempio per una settimana, mi raccontò una volta la più anziana delle mie zie. Osservando un digiuno completo, pregai per la guarigione di tuo zio Sarada da una malattia cronica. Il 7° giorno mi si materializzò in mano un'erba. Feci un infuso con le foglie e lo diedi a tuo zio. La sua malattia scomparve immediatamente e non si è mai più ripresentata.
entrai nel santuario di Tara Kesuar. L'altare non contiene null'altro che una pietra rotonda. La sua circonferenza, senza inizio né fine, la rende un perfetto simbolo dell'infinito. Le astrazioni cosmiche non sono estranee neppure ai più umili contadini indiani. Essi infatti vengono rimproverati dagli occidentali di vivere proprio di astrazioni. Il mio stato d'animo in quel momento era così austero che non mi sentivo disposto ad inchinarmi dinanzi al simbolo di pietra. Dio va ricercato, così pensai, soltanto nell'interiorità dell'anima. Uscii dal tempio senza essermi prima genuflesso e mi diressi camminando a passo rapido verso il remoto villaggio di Rambaspur. Un passante, alla mia richiesta di indicazioni, sprofondò in una lunga cogitazione. Quando giungete ad un incrocio, svoltate a destra e continuate, disse infine con tono da oracolo. Seguendo puntualmente le indicazioni, proseguii lungo le rive di un canale. Calò l'oscurità. Là dove il villaggio confinava con la giungla, brulicavano lucciole ammiccanti ed echeggiavano gli ululati dei vicini sciacalli. La luce della luna era troppo fioca per poter essere rassicurante. Vagai per 2 ore incespicando, privo di orientamento. Che sollievo sentire il suono di un campanaccio! Le mie grida ripetute finirono col richiamare al mio fianco un contadino. Sto cercando Ram Gopal Babu. Nel nostro villaggio non abita nessuno con questo nome. Il tono dell'uomo era ostile. Probabilmente siete un poliziotto bugiardo. Sperando di fugare i sospetti dalla sua mente assillata dai timori politici, gli esposi con parole toccanti la difficile situazione in cui mi trovavo. Egli mi condusse a casa sua e mi offrì un'ospitale accoglienza. Rambaspur è lontana da qui, osservò. All'incrocio avreste dovuto svoltare a sinistra, non a destra. Il mio precedente informatore, pensai tristemente, costituiva una grave minaccia per i viandanti. Dopo un pasto gustoso a base di riso grezzo, dal di lenticchie e curry di patate con banane crude, mi ritirai in una piccola capanna adiacente al cortile. In lontananza, gli abitanti del villaggio cantavano con il fragoroso accompagnamento di mridanga e cembali. Piccola nota, mridanga sono i tamburi suonati con le mani e utilizzati soltanto per la musica religiosa. Riuscire a dormire non era neppure pensabile quella notte. Pregai con fervore di essere guidato fino allo yogi segreto, Ram Gopal. Quando le prime luci dell'alba penetrarono tra le fessure della mia stanza buia, mi misi in cammino per Rambaspur. Attraversando risaie accidentate, avanzavo faticosamente fra stoppie pungenti e cumuli di argilla secca. I passanti che incontravo di tanto in tanto mi informavano invariabilmente che la mia destinazione distava solo un croscia, circa 3 chilometri. In 6 ore il sole compì trionfalmente il suo percorso dall'orizzonte a mezzogiorno, mentre io cominciavo a pensare che sarei rimasto per sempre ad un croscia di distanza da Rambaspur. A metà del pomeriggio il mio mondo era ancora una distesa infinita di risaie. A causa del calore che emanava dal cielo implacabile, ero ormai sul punto di svenire. Quando un uomo si avvicinò con passo tranquillo, quasi non osavo pronunciare la mia consueta domanda, temendo di ottenere la monotona risposta «solo un croscia». Lo straniero si fermò accanto a me.
esile e di bassa statura, avrebbe potuto passare inosservato dal punto di vista fisico, se non fosse stato per due straordinari occhi scuri e penetranti. Avevo in programma di lasciare Rambaispur, ma il tuo intento era buono e così ti ho aspettato. Agitando il dito davanti al mio viso esterefatto, aggiunse: ma ti sembra il caso di piombare da me così, senza preavviso? Quel professor Behari non aveva alcun diritto di darti il mio indirizzo. Considerando che presentarmi sarebbe stato un'inutile verbosità in presenza di un tale maestro, rimasi in silenzio, un po' mortificato per l'accoglienza ricevuta. Seguì una brusca domanda. Dimmi, dove pensi che sia Dio? Beh, egli è dentro di me e in ogni luogo. Indubbiamente la mia espressione tradiva tutto lo sconcerto che provavo. È onnipervasivo, eh? Il santo ridacchiò. E allora perché mai, signorino, ieri non ti sei inchinato dinanzi all'infinito presente nel simbolo di pietra al tempio di Tarakeswar? A causa del tuo orgoglio sei stato punito ricevendo indicazioni sbagliate da quel passante che non andava tanto per il sottile nel distinguere fra la destra e la sinistra. Per lo stesso motivo, anche oggi, hai avuto diversi momenti di disorientamento. Convenni con tutto il cuore, prendendo atto, sbalordito, che un occhio onnisciente si celava in quel corpo dall'aspetto insignificante che mi stava di fronte. Una forza ristoratrice emanava dallo yogi. Immediatamente, in quel campo infuocato, provai una sensazione di refrigerio. Ogni devoto è incline a ritenere che il proprio percorso verso Dio sia l'unico, disse. Lo yoga, mediante il quale si scopre la divinità nel proprio intimo, è indubbiamente la via più elevata. Così ci disse la Hirimasaya. Scoprendo il Signore dentro di noi, tuttavia, iniziamo immediatamente a percepire la sua presenza anche all'esterno. I luoghi sacri, come il tempio di Tarakeswar, sono giustamente venerati come centri nucleari di energia spirituale. L'atteggiamento censorio da parte del santo svanì. I suoi occhi assunsero una dolcezza compassionevole. Mi batté sulla spalla. Giovane yogi, so che stai fuggendo dal tuo maestro. Egli ha tutto ciò di cui tu hai bisogno. Devi tornare da lui. Le montagne non possono essere il tuo guru. Ram Gopal stava ripetendo lo stesso concetto che Sri Yukteswar aveva espresso nel corso del nostro ultimo incontro. I maestri non sono tenuti a limitare la propria residenza ad alcun obbligo cosmico. Il mio interlocutore mi rivolse uno sguardo ironico. L'Himalaya, in India e in Tibet, non ha il monopolio dei santi. Ciò che non ci si cura di trovare nell'interiorità non verrà scoperto trasportando qua e là il proprio corpo. Non appena il devoto è disposto ad andare fino agli estremi limiti della terra pur di raggiungere l'illuminazione spirituale, il suo guru appare nelle vicinanze. In silenzio assentì. Ricordando la mia preghiera nell'ashram di Benares, seguita dall'incontro con Sri Yukteswar nell'affollata viuzza. Riesci ad avere una stanzetta in cui puoi chiudere la porta e restare da solo? Sì, riflettei su come il santo passasse dal generale al particolare con sconcertante rapidità. Quella è la tua grotta.
Lo Yogi mi guardò intensamente con uno sguardo di illuminazione che non ho mai dimenticato. Quella è la tua montagna sacra. È lì che troverai il regno di Dio. Le sue semplici parole cancellarono immediatamente l'ossessione per l'Himalaya che mi tormentava da sempre. In una torrida risaia mi ridestai dai miei sogni di monti e nevi eterne. Giovane signore, la tua sete del divino è ammirevole. Provo un grande amore per te. Ram Gopal mi prese per mano e mi condusse verso un villaggio piccolo e pittoresco. Le case di mattoni cotti al sole erano ricoperte di foglie di cocco e avevano ingressi con rustici ornamenti. Il santo mi fece sedere sull'ombrosa piattaforma di bambù della sua casetta. Dopo avermi offerto del succo di lime dolcificato e un pezzo di zucchero candito, entrò anch'egli nel patio e assunse la posizione del loto. Dopo circa 4 ore, riaprii gli occhi dalla meditazione e vidi che la figura dello yogi, illuminata dalla luna, era ancora immobile. Mentre con fermezza cercavo di ricordare al mio stomaco che l'uomo non vive di solo pane, Ram Gopal mi rivolse la parola. «Vedo che hai una gran fame. Fra poco sarà pronto il pasto». Venne acceso un fuoco sotto un fornello d'argilla sulla veranda. Presto il riso e il dal furono serviti su grandi foglie di banano. Il mio ospite respinse gentilmente tutte le mie offerte di aiuto nella preparazione del cibo. L'ospite è Dio. Questo proverbio indù viene rispettato religiosamente da tempo immemorabile. Nei miei successivi viaggi in varie parti del mondo rimasi affascinato nel constatare come lo stesso senso di rispetto nei confronti dei visitatori venga manifestato nelle aree rurali di molti paesi. Negli abitanti delle città, invece, lo slancio dell'ospitalità viene smorzato dalla sovrabbondanza di volti estranei. Il mercanteggiare degli uomini mi appariva vago e remoto mentre rimanevo accovacciato accanto allo yogi nell'isolamento di quel minuscolo villaggio nella giungla. La stanza della casupola era misteriosa nella luce soffusa. Ram Gopal sistemò alcune lise coperte sul pavimento perché mi servissero da letto e si sedette su una stuoia di paglia. Sopraffatto dal suo magnetismo spirituale, osai porgli una richiesta. «Signore, perché non mi concedete un samadhi?» «Mio caro, sarei ben lieto di infondere il divino contatto, ma non spetta a me farlo». Il santo mi guardò con gli occhi socchiusi. «Il tuo maestro ti concederà questa esperienza entro breve tempo. Il tuo corpo non è ancora ben sintonizzato. Così come una piccola lampadina non può resistere ad un voltaggio elettrico eccessivo, i tuoi nervi non sono ancora pronti per la corrente cosmica. Se ti dessi l'estasi infinita in questo momento, bruceresti come se ogni singola cellula si incendiasse. Tu chiedi a me l'illuminazione», continuò lo yogi pensosamente. «Mentre io mi sto domandando, indegno di considerazione come sono e avendo praticato così poco la meditazione, se sia riuscito a rendermi gradito a Dio e quale valore potrei assumere ai suoi occhi al momento del bilancio finale». «Signore, non siete forse alla ricerca di Dio da molto tempo e con tutto il vostro cuore?» «Non ho fatto granché. Behari ti avrà raccontato qualcosa della mia vita. Per 20 anni ho vissuto in una grotta segreta, meditando per 18 ore al giorno. Poi mi sono stabilito in un'altra caverna, ancora più inaccessibile, e vi sono rimasto per 25 anni, trascorrendo 20 ore al giorno in stato di comunione yogica. Non avevo bisogno di dormire, perché ero costantemente con Dio.
Il mio corpo trovava maggiore ristoro nella calma completa della supercoscienza che nella pace parziale dell'ordinario stato subconscio. I muscoli si rilassano durante il sonno, ma il cuore, i polmoni e l'apparato circolatorio sono costantemente in attività, non riposano mai. Nella supercoscienza, gli organi interni restano in uno stato di animazione sospesa, alimentati dall'energia cosmica. In tal modo, da anni non avverto la necessità di dormire. Verrà il momento in cui anche tu potrai fare a meno del sonno. Diamine, pur avendo meditato così a lungo, ancora non siete sicuro di essere nelle grazie del Signore. Lo fissai sbalordito. Che dire allora di noi poveri mortali? Non vedi, mio caro ragazzo, che Dio è l'eternità stessa? Pensare di poterlo conoscere appieno con 45 anni di meditazione è un'aspettativa irragionevole. Babaji ci assicura, tuttavia, che meditando anche solo un poco possiamo salvarci dalla terrificante paura della morte e degli stati successivi alla morte. Non fissare il tuo ideale spirituale su una piccola montagna, ma aggancialo all'astro della perfetta realizzazione divina. Impegnandoti a fondo, vi giungerai. Affascinato da una tale prospettiva, gli chiesi di dirmi altre parole illuminanti. Egli mi raccontò la storia meravigliosa del suo primo incontro con il guru di Lahiri Mahasaya, Babaji. Attorno alla mezzanotte, Ram Gopal si immerse nel silenzio ed io mi sdraiai sulle coperte. Chiudendo gli occhi, vidi balenare lampi di luce. Il vasto spazio all'interno di me era una distesa di luce liquefatta. Aprii gli occhi e scorsi la stessa bagliante radiosità. La stanza divenne parte della volta infinita che contemplavo nella mia visione interiore. Perché non dormi? Signore, come posso dormire in presenza di lampi abbaglianti, sia che io chiuda gli occhi, sia che li tenga aperti? È una benedizione per te vivere questa esperienza. Le radiazioni spirituali non si vedono facilmente. Il santo aggiunse ancora qualche parola affettuosa. All'alba, Ram Gopal mi diede dei bastoncini di zucchero candito e disse che dovevo partire. Provavo una tale riluttanza a congedarmi da lui che le lacrime mi rigavano le guance. Non ti lascerò andar via a mani vuote. Lo yogi parlava con tenerezza. Farò qualcosa per te. Sorrise e mi fissò intensamente. Rimasi in piedi, radicato al suolo, mentre la pace si riversava in me come una potente ondata attraverso le chiuse dei miei occhi. Fui istantaneamente guarito da un dolore alla schiena che mi aveva afflitto a varie riprese per anni. Rigenerato, immerso in un mare di gioia luminosa, non piangevo più. Dopo aver toccato i piedi del santo, camminai senza fretta nella giungla, facendomi strada nell'intrico della vegetazione tropicale, finché giunsi a Tarakeswar. Qui compii un secondo pellegrinaggio al celebre tempio e mi prostrai completamente dinanzi all'altare. La pietra rotonda si espanse nella mia visione interiore fino a trasformarsi nelle sfere cosmiche, un anello dentro l'altro, una zona dopo l'altra, tutti di natura divina. Un'ora dopo partì gioiosamente in treno per Calcutta. I miei viaggi non si conclusero sulle vette sublimi, bensì alla presenza himalayana del mio maestro.